Grazie a te, grazie ad Andrea. Avete già capito a che livello siamo, no? Quindi invito tutti che non l'abbiano già fatto a meditare gli scritti che hanno depositato, perché lì il discorso che qui hanno riassunto per ragioni di tempo è molto più articolato, molto più approfondito. Ci sono due cose, per esempio, molto importanti, che dice una cosa che dice Andrea e un'altra che direi a Florinda. La cosa che dice Andrea alla fine dice: forse dobbiamo pensare in un altro modo. Quindi pone una questione di che cosa significa pensare. Was heißt denken? E quello che dice, mi viene in mente ora, quello che dice Florinda quando dice che è una scommessa. Questo è William James. Al che io avrei da opporre molto perso. Insomma, ma non è questo che volevo, queste sono reazioni del momento. Quello che adesso io pongo come domanda, molto convinto di avere scelto bene, perché questa idea di condurre così un seminario potrebbe estendersi e si potrebbe già ora estendere con interventi scritti, sarebbe molto interessante, no? Perché si va ai problemi veri e concreti. Bene, io riprendo il filo con una domanda precisa. Pensate forse che io gli risponda? Assolutamente no. Non si tratta assolutamente di rispondere. E questa non è una battuta, è una cosa fondamentale nella mia maniera di vedere. Non si tratta assolutamente di rispondere, ovviamente si tratta di chiedersi che cosa farne, no? Questo. Perché non si tratta di rispondere? Cioè di replicare, cioè di discutere, di dialogare, come si dice più nobilmente, perché questo mondo è finito, perché questa cosa non la fa più nessuno. E ci sarà una ragione per cui nelle università non si discute più, nelle riviste non si discute più, c'è la cretinata del. Ve l'immaginate dire a Gentile che doveva fare il peer review o a Croce? Questi dice: io faccio la mia rivista perché sono un maestro che ha qualcosa da dire al mondo, no? E devo capire da un altro, chissà chi, che mi dice: sì, è buono, non è in grado lui. Che cavolo di filosofo è se non è in grado lui di decidere? Ma ormai l'università è il modo di, come dire, introdurre alle discipline, soprattutto quelle umanistiche, e diciamo ci deve essere un po' di tutto, no? Quindi. Con gli analitici è andata così, che si comincia a dire: beh, ma ci sono, mettiamoceli anche noi, no? Non c'era la discussione se questo era sensato o non sensato, se aveva una ragione con l'indirizzo generale. Non c'era indirizzo generale, c'era come al supermercato, c'è un po' di questo, c'è un po' di quello, c'è un po' di quell'altro. Beh, ma questo non è accaduto a caso, cioè il fatto che non si possa più frequentare quella che gli antichi chiamavano la diatriba degli stoici, la diatriba. Gli epicurei mica tanto che se ne fregavano, ma qualche volta anche loro facevano. Ha delle ragioni precise che io cerco di far emergere in fretta, come qui è necessario, con una citazione memorabile della nascita della tragedia di Nietzsche. Si finisce sempre lì. Attenzione, non è la nascita della tragedia, è la nascita della tragedia dallo spirito della musica. Su questo Florinda Cambria, in uno degli anni iniziali di Mecrì, fece un intervento, anzi un lavoro mirabile per ricordarci che si tratta della nascita della tragedia nello spirito della musica. Non è che si può dire critica della ragione, poi boh, pura, impura, non si sa, rimane vago. Bene, in questa opera mirabile c'è un passaggio che ora vi leggo, dove Nietzsche si esprime così. Se la tragedia aveva assorbito in sé tutti i precedenti generi artistici, lo stesso deve dirsi in un senso eccentrico del dialogo platonico, che, prodotto dalla mescolanza di tutti gli stili e forme esistenti, ondeggia tra il racconto e la lirica e il dramma, tra la prosa e la poesia, e quindi trasgredisce la rigida legge antica dell'unità del linguaggio. Che è la strada sulla quale sono andati anche più lontano, che è la strada sulla quale sono andati anche più lontano gli scrittori cinici, che con la massima varietà di stile, fluttuando ora di qua, ora di là,
Tra le forme prosastiche e le metriche hanno reso anche letterariamente l'immagine del Socrate delirante, il Socrate impazzito, no? Il Socrate del cinico, no? Si diceva appunto di Diogene di Sinape che era il Socrate impazzito. Ma adesso viene quello che, questa è la cornice. Questa cornice dice che cos'è il dialogo platonico, signori, eh? Come è nato il dialogo platonico, cosa che noi, avete mai letto come dire, un manuale che racconta così? No, perché ragiona già dentro il dialogo platonico e quindi si è data un'origine, che è un'origine voluta appunto dai filosofi che hanno cancellato, hanno fatto come i pedagogisti che cancellano la storia della filosofia, dicono noi siamo una scienza, ci importa a noi della filosofia. Il dialogo platonico dice, beh, ma io devo occuparmi della poesia, no? L'antica querelle tra la poesia e la filosofia, no? L'antica questione, l'antica guerra. Ma vediamo che cosa dice ora, che è quello che davvero mi interessa. Il dialogo platonico. Arieggiava una barca sulla quale l'antica poesia aveva trovato salvamento insieme con tutte le figlie, premute in un angusto spazio e ansiosamente soggette al pilota Socrate, navigavano verso un mondo nuovo che non sapeva saziarsi abbastanza del fantastico spettacolo di una tale traversata. Cosa sta dicendo? Sta dicendo quello che abbiamo detto noi la volta scorsa? Siamo ancora con Socrate. Siamo ancora in parte su quella barca, forse non siamo più su quella barca. Questa era la barca della dialettica, per dirlo in maniera semplice, la barca nella quale si discute, nella quale non c'è soltanto il discorso di maggior valore perché ottiene successo nell'assemblea, non è soltanto una questione di successo, è una questione ben più potente, totipotente, dicevano Andrea. E tutte e due, sia Andrea sia Florinda, hanno a loro modo ricordato questa esigenza della filosofia della comunità. Cioè il mio discorso è più potente del tuo perché non convince il tizio che si fa gabbare dalle mie pirotecniche argomentazioni, ma perché dice quello che è comune a tutti, quello che è nell'interesse di tutti. Questa è la filosofia socratica, la filosofia appunto della scienza dialettica elaborata da Platone, elaborata da Aristotele, elaborata ancora da Hegel, che è nello stesso livello, no? Hegel dice le stesse cose, finisce citando la metafisica di Aristotele, no? Ma cosa dice questa cosa? E dice, adesso faccio un esempio sgradevole per carità, ma io credo abbastanza efficace, dice che quando tu vuoi conquistare un altro popolo, nell'Ottocento non bastava più il mercato interno, no? Uno dei modi è di ammazzarlo, cioè di riempirlo di botte, eccetera, eccetera. Ma è molto costoso, faticoso, pericoloso, non solo, ma suscita per le sue stesse aggressività la reazione. Più mi picchi, più io ti sono nemico, vedete. Non è questo che si deve fare. Bisogna convincerlo che la Coca-Cola è buona. Bisogna convincerlo che lo stile di vita umano è questo, che la politica giusta per tutti, che porta pace, che porta una, come dire, concordia. È concorde perché ha perduto la sua origine, ha perduto ogni memoria di sé, ha perduto ogni parzialità, appunto, no? Non è più nessuna parte, è la parte di questa totalità infinta, insomma, no? È la totalità di Socrate. Nietzsche pensava questo, ragazzi, no? Come lo sappiamo tutti, Nietzsche questo pensava, che Socrate andava letto così se volevi essergli fedele, no? Sei un giusto discepolo di Socrate. Allora mettilo in berlina, distruggilo, fai vedere che la distruzione della tragedia, questa barca che parte, che porta con sé la tragedia, badate bene, eh? Porta con sé, è uno spettacolo che non ci si sazia di vedere, ma sotto la guida di Socrate, cioè della dialettica, cioè appunto dell'illusione che se io vi rispondo andiamo da qualche parte, che è in fondo quello che è. Forse avete detto voi, dicendo, ma se tu usi questo strumento hai già deciso tutto, no? Sei già arrivato, diciamo così, no?
è finta la concordia tra di noi. Ma allora noi dobbiamo dire con assoluta franchezza se questo dire può essere significativo per qualcheduno, che noi stiamo scendendo dalla barca di Socrate. Che tutti coloro che oggi fanno filosofia, ponendosi dei problemi, che sono i problemi del loro tempo, che sono i problemi di questa epoca, che sono i problemi del nichilismo, appunto, no? Del non fondamento, del rovesciamento che è cominciato certamente dopo Hegel, perché Hegel è quello che ha mostrato la fragilità del fondamento. Se il fondamento è storico, che fondamento è? Dico così perché sono vissuto nella Germania prussiana, eccetera, eccetera. Forse vissuto in Cina, non direi così. E quindi già Hegel, che riassume tutto il circolo, pone il problema di cosa succede nella mezzanotte fonda, insomma, no? Quando finisce la fenomenologia dello spirito e si ricomincia. Ma come si ricomincia? Qual è la continuità, avete detto voi, e su questo io dovrò tornare. Allora, noi siamo nella stessa barca di Socrate che stiamo abbandonando, che è già abbandonata perché non c'è più nulla di quello che costituiva l'eticità di quel mondo, l'eticità dei maestri, l'eticità delle scuole che combattevano l'una contro l'altra, no? A Basilea si fa questo tipo di filosofia, a Berlino ce ne fa un'altra. Qua ci sono i neocantiani, di là ci sono i fenomenologi, si odiano della malora. Perché era in gioco il regno del mondo, no? Era in gioco ed era in gioco davvero il regno del mondo, perché poi quella politica lì appunto diffondeva la Coca-Cola, per dire una battuta comica, no? Cioè proponeva stili di vita, modelli ai quali era facile catturare, con i quali si poteva catturare il consenso. Degli altri, naturalmente, è finito in tragedia. Siamo in tragedia, scappano tutti per venire qui e quando arrivano qui trovano peggio di quello che hanno lasciato di là. Sono in un mondo che sta dissolvendosi. Quindi, noi dobbiamo, secondo me, farci l'idea che siamo già su un'altra barca, che eredita tutto questo, perché eredita il sapere della poesia che Socrate aveva soggiogato e che nello stesso tempo ha un qualche, come dire, un qualche Socrate. C'è qualcheduno che guida questa barca impazzita, chissà chi, non ci sappiamo nemmeno immaginare che cosa sia questo nuovo nocchiero, no? Ma siamo già in questa barca, in questa nuova dimensione, diciamo così. Accade già tutto questo, accade già il trans nichilismo, come io dicevo la volta scorsa, proprio perché noi abbiamo lasciato alle spalle la pretesa metafisica, ontologica, come volete dire, la pretesa dell'Occidente, sono parole povere che tutti possiamo comprendere. Allora, se entriamo in questa ottica, ci vediamo finalmente parte di una nuova barca o un nuovo vascello. Ma intendiamoci bene, questo nuovo vascello è consapevole di quello che ha fatto il vascello di Socrate, che sostanzialmente ha inaugurato il mondo della scienza. Lasciandosi dietro, trasfigurato, letteralizzato, il mondo dell'antica poesia. Quando si dice il mondo dell'antica poesia, si dice mica una cosa letteraria, eh? Non si dice una disciplina che si impara al liceo. Ed è per questo, lo dico tra parentesi, quante volte lo ripetiamo, ed è per questo che a me qui ci sono due gambe, che c'è il seminario di filosofia e c'è il seminario delle arti dinamiche. Mi ha sempre detto il seminario delle arti dinamiche rianima dove può e come può una sapienza molto più antica della filosofia, alla quale non sappiamo guardare perché abbiamo ancora gli occhi della filosofia, la guardiamo appunto avendo diviso le discipline, c'è il professore di filosofia e il professore di letteratura. È un orrore. Dal punto di vista di Mekri, questo è appunto, basta, questo è finito. Continua a vivere e naturalmente continua a girare a vuoto le riforme della scuola. Che riforma della scuola vuoi fare se continui a dire che ci sono le discipline, che c'è lo specialista di greco, lo specialista di scienze naturali? Beh, è evidente che questo ha già combinato tutto, no? Tutto andava fino a che era vero lo Hegel di Berlino, che diceva sì, ma il fondamento è la filosofia, no? La filosofia è l'unità comune di tutti i saperi particolari. Questo non è mai stato accolto, per esempio, a Parigi dove c'era già il Politecnico, non è mai stato accolto
in altri luoghi dell'Europa o dell'America, è stato accolto in Italia perché c'erano Croce Gentile, il neorealismo non ha più nessun senso, no? Siamo completamente. Ma allora che cosa facciamo? Continuiamo a ripetere a vuoto delle cose che non hanno più nessun senso, il cui senso è difatti perché i nostri ragazzi non aderiscono? Perché la scuola così come è fatta non è fatta in base all'animazione, come diceva Florinda, no? A questa animazione, a questo corpo più grande dentro il quale i nostri ragazzi, i nostri allievi, i nostri studenti, sono i corpi più piccoli, ma sono i corpi più piccoli non della scuola, sono i corpi più piccoli non dell'università, tranne alcuni poverini che si affezionano anche, no? Pur di studiare un po' di filosofia, si affezionano alle loro università ed è comprensibile, meno male che ci sono, ma sono rara avis, agli altri non gliene potrebbe fregare di meno, perché il loro mondo è tutto un altro, perché il mondo fuori è tutto. Ma noi siamo già in questa barca, allora. Mi fermo qui per questa osservazione, non intendo minimamente entrare in un dialogo, non è nel loro interesse, anzitutto, nemmeno nel mio, perché perderebbe tempo. Io ho capito, credo di aver capito molto bene quello che dicono l'uno e l'altro, credo anche voi, leggete i loro testi, sono chiarissimi e pongono proprio il problema. La domanda è cosa si fa di fronte al problema? Allora, di fronte al problema, dove non si tratta di Scusa Carlo, rispondere, sì. Questa sera che sono le 4:10 Sì, dobbiamo no, salutarci, dico quindi abbiamo la soltanto come si pausa. fa. Sì, sì, Se sì. quindi devi iniziare, forse è meglio anticipare la pausa. Sì. Ecco, di fronte al problema dove non si tratta di rispondere, perché ci troviamo sulla stessa barca nuova di cui il nocchiero è, ma sarà mica la morte, sarà mica un angelo, chi lo sa, no? C'è qualcheduno che oscuramente si muove. Ho pensato. Mi è venuta in mente una frase molto bella di Antonio Attisani che dice: l'attore porta con sé sulla scena un coro di voci lontane, che è bellissimo, no? Dove c'è la rimembranza ovviamente di Grotowski, l'attore porta sulla scena un coro di voci lontane. Ma se pensiamo che ognuno di noi, come direbbe Grotowski, è un performer, uno che performa, no? Che fa qualcosa, per esempio parla, dice. Questo è vero di ognuno di noi. Ognuno è un attore sulla scena della vita quotidiana che porta, diciamo, in questa scena, in questa relazione con se stesso, con gli altri, un coro di voci lontane, ma veramente molto lontane, che vanno al di là della barca di Socrate, che vanno a toccare l'antica poesia. E quello che ne abbiamo fatto e quello che non ne comprendiamo più. E allora ecco, quello che io mi propongo qui è di comporre un coro di voci vicine. E questa è l'idea della collaborazione al quale coro tutti sono invitati. Ovviamente il problema di Mecri è che ha spazi limitati, tempi ancora più limitati perché tutti dobbiamo lavorare, guadagnare, vivere, eccetera. Non possiamo stare in 100 e più quanti siamo in uno stesso luogo e anche se vi stessimo non potremmo lavorare così come stiamo lavorando qui, perché dovremmo starci dalla mattina alla sera tutti i giorni della settimana, come la scuola di Platone, purtroppo non c'è più, no? E non è immaginabile, quindi dobbiamo utilizzare gli strumenti della scrittura, del dialogo a distanza, tutto quello che voi volete, ma il progetto è quello che ho detto, comporre un coro di voci vicine, di voci presenti e di comprenderle. Comprenderle non vuol dire soltanto capire cosa dicono, vuol dire farle, renderle partecipi di un coros. Di un reale coros, cioè realizzare qui questo coros, ovviamente saremo sempre in difetto, non ce la faremo mai. Ma il progetto, così come io lo vedo e come ricordavano i miei amici tutti e due molto generosamente, il progetto è quello della costruzione ideale di un coros. D'altronde abbiamo finito così il primo anno di Mecri, me lo ricordo benissimo quando dicevamo abbiamo fatto una scolè, ma questa poi va per il mondo, no? Ognuno se la porta dietro, no? Ognuno si porta dietro il suo coro di voci vicine e lontane, no?
Ecco, si tratta allora, dal mio punto di vista, non di rispondere, ma di reagire, come loro dicono, di interagire. E magari non ne sarà molto chiaro da prima perché interagisco così a quello che loro hanno detto. Si spera che di interazione in interazione la comprensione si allarghi, no? Si dilati e possa diventare anche diversa sostanzialmente. Quindi tenendo presente le due cose che qui mi sono segnato dei discorsi di Cambria e Pallavicini. Cambria diceva comprensione e uso della comprensione stanno in un circolo costituendo un oggetto che in sostanza è un progetto con la sua efficacia politica. Ma che cos'è l'efficacia politica? Anche la Coca-Cola è efficacia politica. Cioè quello che veniva detto, ma dove abbiamo composto il diviso e come si tratta di comporlo, e si tratta poi di comporlo, no? Tutte le domande si. E quello che diceva Andrea, la forma di guerra, eh? La forma di guerra, perché Socrate non è quel pacifista che Nietzsche lo ha smascherato, no? È un prepotente, è uno che vuole imporre il dialogo. Io mi ricordo quando dicevo ad un collega tedesco, Carlotto Appel, eravamo in un convegno internazionale, e gli dicevo: guarda che la comunicazione universale è una prepotenza. Eravamo davanti ai baschi che erano tutti contenti. Ma io non avevo intenzione di scavalcarlo a sinistra. Quindi, come dice Andrea, la transimmanenza in operosità totipotente che ci impone di pensare in un modo diverso. Ecco, questa integrazione di voci vicine e lontane in un koros in cammino è un tentativo di provare a pensare in modo diverso, se è un pensare in modo diverso, o quantomeno rendersi conto dei limiti del pensare che è la voce lontana ancora attuale, insomma, no? Che è la scoperta, niente affatto trionfalistica. Poteva sembrare così, ma non era così. La scoperta fastidiosa per me, che in fondo quello che diceva Platone è ancora attualissimo. E a me viene da dire che palle. Ma come? Cioè, non ci siamo mossi di lì. Abbiamo costruito un mondo che sta morendo, che sta precipitando con quelle cose lì, grandissime. Non voglio dire che non siano grandissime, però pericolosissime, violentissime, tragiche. E se non cominciamo noi a dirlo, ovviamente un tema del genere pensate che possa essere all'ordine del giorno di una qualche incontro davanti alla Fontana di Trevi o cose di questo genere? No, no. E però è da fare. Allora, cominciamo la seconda tappa di questo seminario che ho intitolato Stratificazioni. E me la cavo molto in fretta perché ora riprendo cose che abbiamo elaborato tante volte a Mécrie e quindi dovrebbero essere di facile ricezione. Per esempio, partendo dalla nozione che ci ricordava prima Florinda Cambria, cioè i corpi piccoli e i corpi grandi. Proviamo a dire così, ognuno ha il suo corpo, con le sue risposte, cioè con i suoi abiti. Anche l'infante ha le sue risposte, se non le ha, muore. Vedremo che la questione degli abiti, che appunto era cominciata la volta passata, si estenderà, avrà un suo futuro. Ognuno ha le sue risposte, ha il suo carattere, via via nel tempo ha il suo lessico, ciò che sa fare, ciò che sa di saper fare, ciò che non sa fare, ciò che sa di non saper fare e ciò che non sa di non saper fare, ma crede magari di saper fare. Ecco, questa complessità stratificata che descrive in maniera molto ingenua, insomma molto empirica, quello che ognuno di noi è qui, no? Ora. È una complessità mobile, come è ovvio, una stratificazione mobile che si è messa in cammino a partire da quella che io chiamo qui, perché ci abbiamo lavorato in passato, una sorta di
tradizione darwiniana, cioè le cure parentali darwiniane, le chiamo così, le cure parentali darwiniane. Cosa vuol dire cure parentali darwiniane? Che la nostra specie, ora mi esprimo con termini banalotti, ma insomma di comune ricezione, la nostra specie ha imparato in 300.000 anni di più ad avere cura dei propri cuccioli, li nutre, li protegge, li scalda, li cresce. E questa è la prima stratificazione. Una prima stratificazione che ci collega col mondo naturale, diciamo così. E poi le cure sociali, cioè assieme alle cure parentali, sin dall'inizio, perché l'essere umano è sin dall'inizio tecnologico, come abbiamo detto tante volte, sin dall'inizio nasce in una culla e non nasce per terra dove capita, essendosi strappato dal ventre materno alla bella e meglio, ma con certa, come dire, arte. Quindi cominciano le arti sociali, e tra le arti sociali naturalmente prende spicco quello che si potrebbe chiamare il lessico familiare, no? Cioè assieme a tutta una serie di tecnologie che, come dire, educano il pupo, crescono l'infante, anche l'idioletto, il dialetto, l'idioletto, cioè le prime espressioni spontanee del bambino che usa versi per farsi capire, e poi quelle che sono invece il dialetto, cioè quel che si dice lì intorno alla sua culla, mi spiego, come si parla intorno alla sua culla, che è un dialetto indimenticabile, no? Che si incide a fuoco nelle nostre anime. E quindi il tutto filtrato ovviamente dalle risposte dell'infante, non dimentichiamoci mai la questione degli abiti. È lui che risponde, filtra le emozioni, le riconduce ad unità, e le riconduce per lo più ad unità, è già stato detto prima molto bene, attraverso l'articolazione, vorrei dire l'articolazione passionale della voce. Questo è, diciamo, la soglia dell'umano in cammino, no? La voce, l'articolazione della voce, l'espressione della voce. Guardate, ognuno ha la sua voce. È la cosa più individuale che ci sia, è la cosa più toccante che rimanga di un essere umano quando tu senti la sua voce, molto di più che l'immagine. Perché la voce è pervasiva, no? È una globalità totale, mentre l'immagine è sempre parziale, sempre sfumata, è sempre primo piano, secondo piano. No, la voce ti commuove nella sua commozione globale, diciamo così. Corpo vibratorio delle passioni, incarnazione comunicativa originaria. La comunicazione originaria avviene appunto attraverso il fenomeno della voce come fenomeno umano per eccellenza, come fenomeno di collegamento tra gli umani per eccellenza, eccetera. Ecco, dopo questa prima stratificazione fondamentale, ognuno ha avuto la sua naturalmente, no? Secondo i destini degli individui, ne succedono moltissime altre. E qui dobbiamo vedere che la stratificazione cammina attraverso la partecipazione di ogni corpo, di ognuno di noi, attraverso una successione di nicchie. Come dicevamo l'anno scorso, di nicchie sociali. Non ci sono altro che nicchie. Cioè prima la famiglia, poi le altre famiglie vicine alla famiglia, poi la bambina di fronte o il bambino di fronte, poi l'asilo, poi gli amici con i quali si gioca per strada, poi gli amici con i quali si va a scuola. Nicchie, 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 in cui si allarga questa intensità, intensificazione, e questa stratificazione è genesi di un cammino duplice di identificazione e appartenenza. Io acquisisco l'identità che ho via via per il tipo di nicchie che ho frequentato, dalle quali ho appreso a essere quello che sono diventato. E nello stesso tempo ho sviluppato un profondo, come dire, più o meno, legame di appartenenza. Io sono quello che giocava in via Col del Rosso, esiste la via Col del Rosso. Giocavamo a palla dalla mattina alla sera perché non c'erano le macchine.
Adesso non si può stare in piedi neanche un minuto. Ecco, sono, uno si porta dietro le sue appartenenze e questo principio dell'appartenenza, radice dell'identità personale, della propria storia stratificata, è la premessa del senso morale. Questa cosa non la sviluppo qui, se volete ve la ascoltate, perché l'ho sviluppata a Modena quest'anno nella relazione del Festival di Modena, dove il problema kantiano, come noi siamo individui tutti legati al se vuoi A fai B, e non c'è altro che questo, se vuoi A fai B, cioè siamo tutti nell'imperativo ipotetico, siamo tutti utilitaristi, no? Anche il santo deve avere un qualche piacere a fare il santo, se no non lo farebbero. Però siamo dotati di giudizio morale, e com'è possibile? Da dove viene questo giudizio morale? Kant non lo sa, non lo vede. Nietzsche lo pone il problema meravigliosamente in Genealogia della morale, quando dice: il miracolo dell'uomo, il mistero dell'uomo, l'enigma dell'uomo è che è un animale che fa promesse. Non sempre le rispetta, però le fa. E se non le rispetta viene accusato, lui stesso si sente in colpa. E perché? Ma perché ha costruito una serie di debiti con le sue appartenenze. Perché ha contratto dei debiti sul piano emotivo, non solo sul piano intellettuale, naturalmente. Io vi devo qualche cosa, non vi posso tradire, e quindi sono in grado di promettere, quindi sono in grado di realizzare una vita morale, o quantomeno un giudizio morale, no? Quindi fedeltà alla nicchia, riconoscimento della collaborazione con coloro che mi hanno cresciuto, con i quali sono cresciuto, con i quali ho avuto un rapporto erotico, appunto, non nel senso più ampio della parola, come si ha col maestro, dicevamo la volta scorsa, ma anche col compagno o con la compagna, eccetera, eccetera. Però qui c'è un altro elemento che interviene, che è quello che diceva la Florinda, il corpo grande. Certo, io sono in una cuccia, no? Sono in una serie di nicchie, che sono quelle lì, in quel tempo lì, in quei luoghi, in quelle occasioni, circostanze, ma che cosa succede in questa nicchia? Cioè, succede una collaborazione nella quale si sorpassa, si supera l'essere distinti, come diceva Aristotele, nel bisogno dalla separazione di essere uniti. Siamo creature che non possono vivere separate, diceva Aristotele, no? Che devono venire a vivere in comune. E allora ecco immediatamente che succede quella situazione sulla quale non si finirebbe mai di insistere, di riflettere, quella che lo stesso Kant, no, aveva così bene descritto quando parlava di insocievole socievolezza. No? La socievolezza nasce nella nicchia, è l'interesse della nicchia. Io gioco nella stessa squadra e quindi faccio tutto quello che devo fare per il bene della squadra, no? Che mi riconosce, mi ama, mi porta in palmo di mano e io gli altri, eccetera, eccetera. Ma questo comporta allora che questa squadra ne ha un'altra che diventano i nemici. La grande riflessione sulla inimicizia costitutiva fondamentale, Schmitt, no? Carl Schmitt. Allora, contemporaneamente, il principio che costituisce la radice morale del comportamento umano è anche la radice della sua insocievole socievolezza, cioè della sua aggressività, della sua continua fare squadra contro qualcun altro, perché... Ma nello stesso tempo il paradosso costitutivo, forse irresolubile, il problema politico fondamentale, forse non ne vedremo mai a capo, perché è strutturale, per come noi ci formiamo nelle nostre nicchie che sono sempre più grandi, no? Prima c'ho gli amici con i quali gioco a palla in via col Del Rosso, ma poi dopo ho i compagni d'università, ma poi ho i colleghi di università, ma poi ho gli italiani che non sono i francesi, che non sono i tedeschi, eccetera, eccetera. E allora continuamente lo stimolo verso una collaborazione necessaria, inevitabile, perché la casa è comune, come vedremo. La casa è sempre più comune, diventa sempre più comune. E quindi c'è un bisogno di, diciamo così, di onestà verso il tutto. Ma nello stesso tempo io sono quello che viene da quelle nicchie lì, verso il tutto, ma visto come lo vediamo noi e non voi.
Ecco, questa dialettica è incancellabile, o perlomeno sino ad adesso è risultata assolutamente irrisolubile. C'è un impegno attivo verso la propria nicchia, c'è un impegno attivo verso la famiglia comune, c'è tutta una retorica, ma c'è anche una morale, un'etica, una filosofia. C'è qualche cosa, diciamo così, che ci include in corpi sempre più grandi, ma bisticciando dentro i corpi più grandi per la nostra radicale appartenenza a corpi più piccoli. Per cui se tu vedi il consesso dell'ONU, no? L'ONU che cos'è? È una riunione dove noi facciamo gli interessi della Terra e di tutti i popoli del pianeta, litigando continuamente gli uni con gli altri, votandosi contro. E quelli che votano insieme sono in lotta anche fra di loro, naturalmente. No? È inutile che ripeta, le sappiamo tutti, no? Anche loro sono. Perché anche loro vengono da nicchie separate, no? Da maestri separati, da tradizioni, da amori separati, da passioni. Quindi stratificazioni di estrema complessità in perenne sommovimento. Questo direi ce lo mettiamo davanti agli occhi, no? Ognuno di noi qui dentro è così, o quantomeno questa descrizione si avvicina a mostrare alcune cose che lo costituiscono. Ciò che l'esercizio di ogni sapere cela in sé. Ecco quello che prima si osservava da parte sia di Andrea che di Florinda. L'esercizio di ogni sapere, dicevano tutti e due, ognuno a modo suo, molto efficacemente sconta lo strumento con il quale lo si fa, no? Lo strumento è già politico, lo strumento è già un modo di progettarsi, eccetera, eccetera. E però, diciamo così, porta con sé l'insieme delle sue nicchie. E allora c'è un'intesa qua fra di noi, no? C'è un'intesa fra di noi che dice sostanzialmente che noi usiamo un lessico filosofico, siamo tutti più o meno convinti dell'utilità di questo lessico, il lessico ci piace, ci è affascinato, l'abbiamo frequentato, l'abbiamo studiato, però ognuno a partire dalla sua nicchia. E questa cosa rimane capite, nel profondo. Sembra che il ragionamento filosofico sia universale, universalizzante, che quello che io sto dicendo adesso viene inteso ugualmente da tutti voi. Non è vero. È solo parzialmente vero. È solo in cammino in un sommovimento. È qualche cosa, diciamo così, che cela, nasconde una insocievolezza profonda, no? Una differenza profonda. E quindi c'è, così via, un litigioso impegno etico di nicchie che prende variamente corpo verso la costruzione di una casa comune, che non possiamo esimerci, perché ci incontriamo, perché, come diceva Charles Sanders Peirce, non possiamo non influenzarci. L'universalità del sapere che aveva di mira il pragmatismo di Peirce, no? Non possiamo evitare di influenzarci. Anche il più ostinato, il più tenace, alla fine si deve arrendere, perché il cammino comune stabilisce logiche comuni, strumenti comuni, storie comuni, situazioni comuni. C'è poco da fare. Abbiamo dovuto cambiare le televisioni, se no non vedevamo più il telegiornale. Perché c'è qualcosa di comune, al quale avrà le sue ragioni, certamente, no? Al quale dobbiamo sottometterci. C'è una comune casa condivisa che potremmo nominare con la parola arca. C'è un'arca condivisa, uso questa parola perché c'è una ragione che fra poco scoprirete. Allora, questo farci carico di un corpo comune, venendo da corpi particolari, mettendo insieme l'accettazione dell'essere influenzati dalle cose comuni, ma nello stesso tempo la frizione che opponiamo ognuno a modo suo, no? Ognuno con la sua storia personale particolare, ha al fondo quello che si potrebbe chiamare il lavoro della conoscenza, organizzato secondo ruoli storici, prima si ricordavano appunto i ruoli storici. Ruoli storici che sono sociali, che sono emotivi,
che segnano il cammino della storia planetaria, l'intera storia planetaria, questa complessità, questa stratificazione. Me la faccio facile perché penso che sia abbastanza comune a me qui questo modo di ragionare. Perché, per dire con un motto di Foucault, che era un po' diverso, il sapere circola. Lui diceva il potere circola, no? Ma in fondo siamo molto vicini. Il sapere circola. Prima o poi lo vengo a sapere, insomma, no? Prima o poi devo imparare qualcosa, prima o poi devo cambiare i miei costumi, i miei abiti, prima o poi devo abbandonare e tradire anche talvolta le mie origini. Messo sul punto dalla trasformazione del corpo grande che vive solo nei corpi piccoli, ma i corpi piccoli non sarebbero quei corpi piccoli senza una partecipazione emotiva al corpo grande. E quindi il sapere circola caratterizza la natura eminentemente politica di ogni formazione e di ogni cultura. Abbiamo così una duplice stratificazione. Ecco. Se questa descrizione, vi chiedo scusa della sua sommarietà, ma penso che siano ormai nozioni per noi scontate, allora abbiamo una duplice stratificazione, quella individuale personale e quella individuale sociale. Con un esempio che possiamo trarre da De Saussure, che su queste cose era bravissimo, abbiamo al tempo stesso la parole e la langue. La parole è l'idioletto, come sento io le parole, come le pronuncio, come le hanno pronunciate coloro che mi hanno cresciuto, che sono stati i miei compagni di viaggio, eccetera, eccetera, e anche quelli che ho letto, no? Che sono stati compagni di viaggio ed erano già morti. Questo è l'idioletto personale, quasi intraducibile perché è un idioletto, no? Direi anzi intraducibile. Nessuno di noi può spiegare agli altri che effetto fa la parola arca, che io ho usato poco fa. Io so perché l'ho usata, quindi sono in vantaggio su di voi. Ma certamente ognuno se la... non lo può dire, perché quello che dice è lang, capite? È già tradotto nella lang, tradotto nei significati comuni che condividiamo, per cui se io ti dico passami l'acqua, tu non mi passi il sale, insomma, no? E però nello stesso tempo la stratificazione è questo intreccio, che mi pare che Florinda molto insisteva su questo elemento problematico, no? Problematico e insormontabile. A questo punto io volevo fare un esempio, ma me lo abbrevio. L'esempio della carta. E l'invenzione della carta si dice che risalga al 105 avanti Cristo in Cina, ma in realtà è più antica. VII-VIII secolo si diffonde in Corea e in Giappone. Nel 751 va presso il mondo arabo. Nell'undicesimo secolo è in Spagna, dove si ha la prima cartiera, Siviglia, dove si traducono tutti i libri del passato, no? Dell'antichità classica, e poi finalmente a Palermo, dove c'è Federico II, la grande cultura. 1276 nasce Fabriano, che è la più grande cartiera italiana e europea, no? Da sempre, no? Da sempre, sino ai nostri giorni, e diciamo così Genova e Voltri nel Settecento sono i luoghi della carta. Ma adesso questo è pura erudizione. Qual è la faccenda vera? È che senza la carta noi saremmo ancora nel Medioevo, detto così papale, considerando che l'uso della pergamena era costosissimo, difficilissimo da realizzare, arduo. Per fare un libro in pergamena ci volevano 200 animali. Vi rendete conto? 200 animali bisognava ammazzare per fare un libretto in pergamena. No, la carta ha sostituito completamente la trasmissione, anzi ha inaugurato una trasmissione sociale, democratica, plurale. È cominciato lì tutto lo strumento di cui parlavano i miei amici, no? Lo strumento. Senza quello strumento noi qui non saremmo quello che siamo. Il nostro mondo non sarebbe quello che è, non soltanto perché si è inaugurato un tipo di comunicazione sociale e di lettura letteraria, diciamo così, e di informazione che era inimmaginabile nel mondo precedente, ma perché si è fornito lo stesso scrittore,
chi scrive, qualunque cosa scriva, di uno strumento che prima non esisteva. Petrarca è stato uno dei primi a poter scrivere degli abbozzi di prosa o di poesia, correggerli, perché c'aveva la carta. Come cacchio facesse Dante Alighieri? Non lo so. Ma certo non aveva la carta, non così come noi siamo abituati a sapere, ma questo è il meno. Certamente per noi è indispensabile lavorare con la carta, ma tutta la burocrazia. La burocrazia ha cambiato ed è intervenuta in maniera così massiccia che prima non esisteva completamente, e quindi tutta la burocrazia che regge lo Stato moderno, il mondo moderno, l'individuo moderno, il rapporto che l'individuo moderno ha con la società, con lo Stato civile, con le istituzioni. Carta, 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 quintali di carta. Vi ricordo che Federico II, appunto, che cominciava a usare la carta nel suo, diciamo così, nel suo ufficio politico, no? Non se ne fidava, perché era, dice, questa qui dura poco. E quindi pretendeva che tutti i documenti importanti fossero trascritti anche in pergamena. Poi ci si rese conto che la carta resisteva benissimo. Non tutta, non sempre, quella velina non resiste, ci sono dei problemi con la carta velina, che infatti, come dire, costituiscono un problema per gli archivisti, eccetera, eccetera. Ma insomma, quello che voglio dire è che senza la carta questo discorso che ora scorre nelle mie labbra non era nemmeno lontanamente immaginabile, e che un tipo come me o come voi non era lontanamente immaginabile, e questo è il corpo del sapere, capite? Questo è il corpo del sapere, che continuamente cambia, continuamente si modifica, innesta, come dire, con conseguenze completamente imprevedibili, muta l'identità del soggetto sociale, che a sua volta muta il mondo intorno a lui. Con una cosa però, sulla quale bisogna fermare l'attenzione, lo faremo. Tutto muta, tutto cambia. Prima di Federico di Svevia, a Palermo non c'era un luogo dove ci fossero appunto i ministri, i burocrati dello Stato imperiale. E però qualcosa continua, trasformato, modificato, ma le leggi continuano, le credenze continuano, le idee continuano. Platone, abbiamo passato un precedente incontro a dire, ma diceva già le cose che dicono i nostri pedagogisti, ignorando totalmente che le aveva dette, ma insomma dice le stesse cose. Qualcosa si conserva, qualcosa passa, qualcosa trapassa. Le cose si trasformano mutando. Ma che cosa si trapassa? Una risposta molto comune e molto insignificante è che si trapassa l'umano. Dice, perché l'umano. L'uomo crede, l'uomo ama, l'uomo pensa, l'uomo qui, l'uomo là. E qualcosa persiste nelle metamorfosi, l'umano persiste nelle metamorfosi, ma è così, è l'umano che persiste. Ecco, bisogna guardarsi da questa risposta così semplicistica, come se noi potessimo assistere a questi fatti. Questa è un'altra questione molto grossa che emerge, che mi pare è stata messa anche in questione le due integrazioni. Io sto dicendo quello che sto dicendo, cioè che l'epoca medievale aveva le pergamene, l'epoca moderna comincia con Petrarca, per fare un nome, la carta, il mondo della carta. Parlo come se io fossi non si sa dove. In realtà sono nel mondo della carta. E a partire da questo mondo che io dico le cose che dico del mondo della pergamena, del Medioevo, dell'antichità, di Platone. La realtà è che la legittimità di quello che sto dicendo è molto dubbia. Molto dubbia, perché che cosa sto dicendo? Come sono andate le cose nell'umanità, che prima ammazzava 200 animali per scrivere una preghiera alla Vergine Maria, e dopo no, c'aveva la carta e quindi era tutto cambiato, allora era un altro uomo, però era sempre l'uomo. Qui siamo di fronte, capite, ad un nodo che non possiamo far finta che non ci sia, operando come lo storiografo tradizionale, che dice, ma io ho studiato tanto, ho guardato negli archivi,
ho raccolto tanti dati, ma certo che l'ha fatto, è una cosa bellissima che l'abbia fatto, ma di che cosa sta parlando? Che cosa sta dicendo? Qual è la verità della stratificazione che sta mettendo in opera? Perché lui è parte dello spettacolo, di questo spettacolo che si replica illimitatamente, che sempre, come dire, fa un passo indietro e due in avanti magari. E allora qui dobbiamo assolutamente venire in chiaro su questa faccenda del qualcosa si conserva, qualcosa si tramanda, che cosa dico io quando dico nel Medioevo non c'era la carta, di che cosa sto parlando? Che cosa si è trasferito dal Medioevo a qui? Non puoi dire la carta, perché là non c'era, e tu sei dentro la carta. Se immagini il post-carta, sta cominciando a balenare il post-carta, no? Ma è troppo avanti, non puoi ancora parlare in nome... Abbiamo tanti libri ormai, no, che parlano del fatto che il supporto è cambiato. Ragazzi, il supporto è cambiato, è uno degli eventi più grandiosi che possano capitare all'umanità, no? Il supporto di carta, questo che ho davanti agli occhi, non è un supporto di carta, è un supporto elettronico e con tutte le conseguenze ci stiamo ragionando su. Ma forse, ecco, la barca si è avviata, ma forse non capiamo ancora bene come si muove, chi la muove, dove va, cosa succederà. Il problema è che cosa, insisto, al di là del mutare, perché abbiamo detto qualcosa si trasferisce mutando, bene, qualcosa che si trasferisce senza mutare, qualcosa che non muta ma si trasferisce, qualcosa che è l'a priori di tutto ciò che si trasferisce, esiste, c'è. E adesso io ve lo dirò, con grande esitazione. Esitazione perché quello che vi dirò è di una banalità sconcertante. Sono, come dire, confortato da un passo che volevo portare, poi non ce l'ho. Magari ve lo leggo la prossima volta. Ma è un passo molto semplice, del quinto libro del De Rerum Natura di Lucrezio, dove Lucrezio dice, parla delle umanità primitive, il famosissimo racconto dell'umanità primitiva, dietro c'è naturalmente Epicuro, ma soprattutto c'è Democrito, e dice, non si stupivano perché da quando esistevano era sempre stato così. Poi cominciarono a stupirsi quando presero a parlare. Questo lo aggiungo un po' io, devo dire la verità, lo forzo un po'. Ma cos'è che non stupivano perché era sempre così da quando erano nati? Erano ancora molto selvaggi, poverini, non parlavano. È quello che ritorna sempre, è l'eterno ritorno del medesimo ma non dell'eguale, è il perno di tutti i perni, è il ritorno di tutti i ritorni, a cui è agganciata tutta la vita di tutto ciò che è vivente su questo pianeta, e che io potrei chiamare Axis Mundi o Axis Terre. Ecco, questa semplice figura del ritorno, semplice figura del ritorno, che ha tre gradi, tornano tre cose, anche altre naturalmente, ma tre cose fondamentali tornano, e su queste nessuno può dire di no. È per questo che io prima dicevo con grande sicurezza, ora ve lo dico, perché questa cosa è semplicissima, ma non ci si fa conto mai, no? Ha ragione Lucrezio, è troppo semplice, è troppo presente, non la puoi mai cancellare, ci sei sempre dentro. Nei tre gradi, primo grado, il tempo atmosferico della Terra, declinato nelle stagioni e nelle diverse regioni del pianeta, con le sue modificazioni nelle varie ere geologiche, quindi torna modificato, il medesimo ma non l'uguale, ma torna sempre. Torna sempre.
per quanto indietro possiamo andare con le nostre vite, col ricordo di altre vite, o sei in inverno, o sei in estate, o sei in primavera, o sei in autunno. Lo diceva anche Eraclito. Inverno ed estate, giorno, notte, inverno, estate, il vecchio, il giovane, il morto e il vivo. E già, questo è il primo grado. Qualunque cosa ti sia successo, ti è successo in una stagione, diciamo così, o in una conformazione del clima atmosferico della Terra, quello che noi evoluti chiamiamo il clima, ma questo c'è sempre. Non è che me lo posso levare di dosso, perché io sono il prodotto di quella cosa lì. Secondo grado del ritorno, l'età anagrafica. Giovane, vecchio. Qualunque cosa capiti e mi capiti, o sono un ragazzino, o sono un uomo adulto, o sono un vecchio, o sono maschio, o sono femmina, o altre possibilità che sembrano possibili appunto sempre di più. Quindi lo svolgersi dell'età anagrafica degli umani, sino alla morte. Terzo grado del ritorno. È l'appartenenza a una temperie storico-sociale di questi nostri corpi, con i suoi strumenti esosomatici, i suoi discorsi, le sue credenze, le sue istituzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo torna sempre, e torna sempre nei suoi tre gradi. E nessuno di voi è in grado di farmi un esempio che, come dire, sia in contrasto con questa, no, ogni essere umano, qualunque immaginario possibile, reale, futuro, sarà in un tempo della Terra, avrà lui una diciamo età, e apparterrà appunto a un ruolo sociale, a un mondo sociale. C'era la pergamena, no? Poi c'era la carta, sì, ma quello tornava. Il perno girava, identico e sempre diverso. A priori di ogni modificazione, a priori di ogni determinazione, a priori di ogni corpo determinato o corpo piccolo. Ecco, a questo punto, se io dico, appunto dopo avervi provocato, provate a dirmi un corpo di noi umani viventi che non sia così. Dopo questa provocazione dico, quindi quello che sto dicendo è universalmente vero. Anche se lo dico adesso, che siamo alla fine dell'autunno, io ho l'età che ho, eccetera, svolgo un ruolo assieme a voi e a Macrin. Però tutto questo è una figura ricorrente, oggettivamente vera. C'è stata l'alba di Cannes, c'è stata la sera di Waterloo. Ed era l'alba ed era la sera. E Napoleone era fatto così e i consoli romani erano fatti così. Tutto questo torna nelle sue totali modificazioni, ma come fai a dire è discutibile, è dubitevole? Ma da dove discuti? Dalla tua stagione, dalla tua età, dalla tua condizione sociale, dalla tua cultura, dalla tua lingua, dalla tua nicchia, dal tuo dialetto? Non lo puoi contestare. Non possiamo negare l'esistenza delle ore del giorno, della stagione, dell'identità di colui che parla e dice, di quello che dice, eccetera, eccetera. L'axis mundi o l'axis terre, come fosse più giusto dire, scorre, ma attenzione, scorre indisgiungibile con le tre. Non è che tu lo puoi far tirare fuori come fa la scienza, no? Che ovviamente ha le sue ragioni per farlo e fa benissimo a farlo come scienza, come cammino della conoscenza. Ma colui che lo fa l'assist terra dietro di sé, no? Vi appartiene, era mattino, era sera, ha avuto una buona idea, era il suo compleanno, no? Stava così così quel giorno lì. E tutto questo, come dire, è incontestabile, non è svincolabile, l'asse che ritorna è questa commistione delle tre cose. O come forse direbbero i miei amici Lorinda e Andrea, sono sempre incarnati in un corpo piccolo, nelle sue stratificazioni personali. È sempre lui che dice, ho studiato la battaglia di Cannes, ah, è stata una sciagura.
Questa possiamo chiamarla unità della condizione umana. Sapendo bene che l'unità di questa condizione è la differenza, è incarnata nella differenza di colui che vi parla. E allora farò un esempio. Questa mappa che presento, no? Questo perno, che si pretende valido per tutti, tutti gli umani sono fatti così, cioè sono compresi in questa cosa, ma ogni volta nel transito accidentale e occasionale di quel corpo lì, che lo dice, che lo sa, che non lo dice, non lo sa, ma lo fa, quindi immobile, perno, semovente. Faccio un esempio. Un esempio tolemaico, come vedremo, fatto da un signore sicuramente copernicano, come siete tutti voi. E allora l'esempio consiste nel considerare alcune date. La prima data che vi ricordo è del 7-9 maggio 1934, dal 7 al 9 maggio 1934, a Freiburg im Breisgau, cioè in Germania. In questi tre giorni Edmund Husserl scrive un saggio che si intitola Rovesciamento della dottrina copernicana nella interpretazione della corrente visione del mondo. Rovesciamento della dottrina copernicana, così come la dottrina copernicana oggi solitamente interpreta il mondo, pensando che il mondo è veramente copernicano. Ecco, io ci aggiungo molto modestamente, ma non è questione né di modestia né di presunzione, è questione di oggettività del discorso, che il 7-9 maggio del 1934, mentre Husserl scriveva il suo saggio bellissimo a Freiburg, io a Bologna avevo circa 6 mesi. 1940. Alcuni allievi di Husserl sono andati a lavorare, a studiare negli Stati Uniti e traducono questo saggio in inglese per la prima volta. 1991. Guido Davide Neri, che adesso è morto, poverino, era un discepolo di Enzo Pacci, traduce questo saggio in italiano e lo pubblica con un suo commento sulla rivista Out Out, numero 245, pagine 19. 44. Manca una data, quella di ognuno di voi qui adesso, perché tutto questo fiume di parole ha imboccato, no, le vostre orecchie. Siete innocenti, non è colpa vostra, è colpa mia, ma voi siete come ero io a Bologna, ignaro in memoria, voi invece consapevoli, ma è di voi che si tratta, del vostro corpo che ha preso queste cose, così come del mio. Quindi dovreste anche voi aggiungere 2021, cos'è oggi il 6 di novembre, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa dice Husserl in questo saggio? E qui veniamo davvero al punto. Dice che c'è una differenza tra il corpo astronomico della Terra e la Terra intesa invece come arca, ecco ci siamo, della vita dell'umanità, la casa comune, l'arca, la barca. Husserl era un ebreo, no? Anche se era non praticante. E questa arca è il nostro immoto perno semovente di cui parlavamo prima. Cioè Husserl stabilisce una differenza netta, il saggio è molto bello, andrebbe letto con pazienza, ma la sostanza, soprattutto quella che ci interessa più da vicino, è la differenza tra la terra in quanto saputa e la terra in quanto vissuta. Che anche questa è cosa sulla quale abbiamo insistito tantissimo, no? Nelle nostre varie
per illustrazione. C'è cioè un corpo astronomico della Terra per il quale il copernicanesimo è vero. E intendiamoci, è vero. Cioè, date quelle operazioni, date quelle sperimentazioni, non possiamo fare a meno di influenzarci gli uni con gli altri, no? Ah, non l'avevo mai immaginato che... ma adesso devo riconoscere che nonostante mi sembri che questa Terra sta così ferma, però no. Ha anche un moto di rivoluzione per Vacco, non solo di rotazione sul suo asse. Non lo vedo, non lo sento, ma ci sono i segni che me lo documentano, come diceva Hume. Nessuno ne può dubitare, anche se non lo vediamo, non ne abbiamo delle impressioni, ma abbiamo dei calcoli matematici che ci rendono assolutamente certi che le cose stanno così e non come pensava Tolomeo. Questo però è il corpo conseguente a tutte queste pratiche, quelle appunto che non sono guardate normalmente nell'attività scientifica, sono messe in opera, sono praticate, genialmente praticate, certamente, ma assolutamente dimenticate, cioè, capite, per loro la questione si pone in maniera di esclusione. O la Terra è copernicana o la Terra è tolemaica. No, ma è copernicana, te lo dimostro, te lo faccio vedere. Qualunque persona di buon senso capirebbe che è così, qualunque persona che ragiona con la mente pura, diceva Vico, naturalmente, come dice Peirce, non potrebbe altro che assimilarsi a questa credenza. L'altra è falsa. È una cattiva credenza. E il perno? E l'axis mundi? E l'axis terre? Anche questo lo buttiamo via? Perché è tolemaico? Ecco, sono le 5:30, io mi fermerei qui, visto che abbiamo questo impegno. Bene, riprendiamo... 6:15. Sì, 6:15. Bene. D'accordo. Adesso apri tutto. A tra poco. Riapri tutto. Allora io scappo. Prego. Quindi... Nel suo saggio, dicevamo, Husserl stabilisce la differenza tra corpo astronomico della Terra e la Terra, dice lui, come arca della vita dell'umanità, che è un'espressione molto caratteristica, arca della vita, quella che dicevamo prima, no? Quella che è sempre in cammino, eccetera, eccetera. In certo modo il nostro perno semovente immobile, per altri versi. In altre parole c'è una differenza netta, o quantomeno una differenza che va osservata e di cui bisogna tener conto e che non è mai osservata e di cui non si tiene mai conto, tra la Terra in quanto cosa saputa, concetto saputo, nozione saputa, oggetto saputo, che ha tutto il corpo degli strumenti che lo hanno messo in opera e reso visibile, reso comprensibile, reso condivisibile. Terra saputa, la terra astronomica, oggetto di determinate pratiche del sapere, che senza queste pratiche non ci arrivi. E invece la terra vissuta, qui e ora come è vissuta qui. Dice Husserl, ovunque l'uomo si muova nell'universo copernicano, porta con sé la sua terra tolemaica. È molto chiaro, no, quello che lui vede. Dovunque vada, va sulla Luna, va su Marte, va ai confini della galassia, però se è un uomo si porta con sé, diciamo così, la terra vissuta, la terra tolemaica, noi potremmo dire con l'esemplificazione di stasera, porta con sé l'axis terre, l'axis mundi, quella sua axis terre. Vi ricordo, ma credo che lo sappiate, se no ve ne do notizia, Husserl, prima di dedicarsi alla psicologia e alla filosofia,
con Brentano, eccetera, eccetera. Si era dedicato alla matematica. E mica così tanto per fare. Si era laureato a Berlino, aveva preso la libera docenza in matematica. Quindi era uno scienziato della matematica ed era stato uno degli assistenti del grande Weierstrass, quindi di una delle grandi scuole della matematica del Novecento. Weierstrass è uno dei più grandi matematici del nostro tempo. E per un certo tratto di cammino Husserl voleva fare il matematico, insomma, no? Faceva il matematico, aveva pubblicato scritti. Poi per tante ragioni, ma soprattutto per una conversione, ha sentito Brentano e si è innamorato della filosofia, no? E ha cambiato strada. Però ecco, un uomo che ha questa formazione scientifica, questa oggettività, la matematica è la scienza dell'oggettività più oggettiva che si possa immaginare, che dice che l'universo copernicano è solo costruito, no? Che in realtà noi andiamo nell'universo copernicano con una terra tolemaica, con un mondo tolemaico, o quantomeno pone le differenze tra questi due mondi, no? Pone un enorme problema. È evidente che pone un enorme problema, come lui poi se lo sia risolto. Adesso non abbiamo il tempo di dirlo, anche perché io me l'ho risolto in un altro modo, quindi onestamente, con grande ispirazione da lui, ma certamente non come direbbe Husserl, in certo modo sì, in certo modo, ma questo è poco importante. Quello che vorrei ricordare è che anche qui ci sono due Husserl, come per ognuno di noi. Vi ricordate che prima facevamo la differenza tra Parol e Lang, tra l'io personale e l'io sociale. Ecco, per apprezzare un po' la situazione reale alla quale nella nostra fenomenologia della stratificazione avevamo fatto riferimento e per rendere più comprensibile, perché io ci ho tenuto a dire questa scemenza che nel 34 avevo quasi 6 mesi, chi se ne frega, ma no, perché è importante. E dicevo, ma guarda, attenzione, oggi è così per ognuno di voi, no? Che riceve queste notizie e dice, ah, non lo sapevo, prima, interessante. Erano 5 mesi. Erano 5 mesi, ero un po' più piccolo, ma già molto vispo. Ecco, cosa succede tra il 6 e il 9 di maggio, cos'è, del 34? Io ho visto la casa di Husserl dove lui presumibilmente ha scritto, certamente questo saggio, c'è fuori una bella targa dove c'è scritto qui Husserl visse e morì, eccetera, eccetera. Cosa succedeva in Germania? Ve lo ricordo rapidamente. In quel mese di maggio il presidente Hindenburg era morente. Era una situazione gravissima della Germania, con lotte, conflitti con il Partito Comunista, eccetera, eccetera. E Hitler era appena arrivato, aveva vinto le elezioni, no? Ma presidente dello Stato era Hindenburg, vecchio, come dire, uomo di altra età. E aveva reso noto in quel mese di maggio, sapendo che stava per morire, il suo testamento, nel quale auspicava, uomo della tradizione, il ritorno degli Hohenzollern sul trono di Germania. Il 15 agosto, Hindenburg era già morto come vedremo, il 15 agosto Hitler pubblica il testamento di Hindenburg, senza ovviamente l'auspicio del ritorno degli Hohenzollern, se lo dimentica questo. Il 1 agosto era stata approvata la legge che unificava nella persona di Hitler presidenza e cancellierato. Sarebbe come se noi adesso facessimo una legge in cui si dice che il Presidente della Repubblica è anche il capo del governo. E quindi c'era una unificazione ovviamente totalitaria. Il 2 agosto Hindenburg nel frattempo muore e il 19 agosto si fa il grande referendum famoso, no? Il grande referendum storico, perché il popolo tedesco accolga la proposta di unificare le due cariche di Presidente e di capo del governo nella persona di Hitler. Queste elezioni del 19 agosto sono teatro di innumerevoli violenze, brogli, eccetera, eccetera. Il risultato del tutto è che Hitler vince con più di 80% di consensi. E allora la domanda è, intanto Husserl stava scrivendo i suoi saggi, ci sono due Husserl, no? È molto interessante questo.
c'è tutta una tradizione astronomica, filosofica, fenomenologica, la sua nuova maniera di intendere la crisi delle scienze europee, cioè siamo nel 34, l'anno dopo, 35, ci sono le conferenze di Vienna e di Praga, da cui nasce l'ultima grande opera di Husserl, che si intitola non a caso La crisi delle scienze europee. Quindi c'è questa tradizione, c'è questo passaggio, la continuità, come dicevamo prima. Sì, però le leggi cambiano, ma ci sono, le credenze cambiano, ma ci sono, le filosofie cambiano, ma ci sono. Siamo qui a parlare di Platone e anche di Husserl. E poi c'è l'Husserl privato. Come ha vissuto queste notizie? Come ha votato? È facile immaginarlo. Ma come ha vissuto queste notizie lui che era ebreo? E che un anno dopo sarebbe stato cacciato dall'università, inibito a frequentarne la biblioteca. Lui, che era stato il luminare di Freiburg, che aveva abbreviato, diciamo così, i suoi anni di insegnamento per fare spazio a Heidegger, il suo allievo, no? Che nel frattempo si era iscritto al partito nazista. Ecco, questo lo ricordo semplicemente per dire, vedete come è complicata la faccenda, no? Come le stratificazioni vanno tenute presenti, perché noi siamo sempre in camere separate, no? Parliamo di filosofia, quindi Hindenburg, che se ne frega, ne parla lo storico, ma non è così. È la nostra vita che non è così, no? Noi costantemente e continuamente siamo attraversati dai saperi, dalle tradizioni, dalle continuità. Abbiamo tutti l'agenda con cui è scritto oggi è lunedì, oggi è martedì. E nello stesso tempo siamo nella vita di tutti i giorni, siamo nelle nostre nicchie, nicchie nelle quali abbiamo i nostri amici, nicchie nelle quali abbiamo i nostri non tanto amici, e poi ci sono i nemici, e poi ci sono le mille beghe quotidiane. C'è tutto questo che si muove con l'Axis Mundi. So se riesco a dare l'idea. E intanto viene mattina, e intanto viene sera, e si va a dormire, e domani è un altro giorno. Cosa mangiamo stasera? A proposito, cosa mangiamo stasera? È questa, come dire, stratificazione che io cerco di evocare, perché essa mette in questione le domande che facevano i miei due amici, no? E all'interno io non sto dialogando con loro, ma sto dialogando con loro, almeno secondo me. Cioè, creo un qualche terreno comune in cui le cose prendono rilievo in molti modi. Ma adesso attenzione, abbiamo letto quella frase: ovunque l'uomo si muove nell'universo copernicano porta con sé la sua terra tolemaica. Ci sono due terre, no? E questo che ora dobbiamo vedere lucidamente, non è che sta dicendo c'è una terra tolemaica e c'è una terra copernicana, fate un po' voi. E no. No, questo assolutamente no, e adesso questo non lo spiegherò alla maniera di Husserl, ma a una maniera che è nata qui, no? Che si sta muovendo qui. Perché ogni volta, sempre, un punto, diciamo così, incorporato di una prospettiva transeunte è il centro di un vortice infinito, che è contenente il tutto e contenuto dal tutto. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che non è che ci sono due terre, una copernicana o una tolemaica, perché la terra tolemaica, guardate, se è espressa così, è come la terra copernicana. È un sapere. Un sapere che appunto c'è dietro Tolomeo, c'è tutta la scienza greca e così via. No, il punto è che in ogni punto di questa stanza dove stanno i nostri corpi, siamo partiti dal corpo particolare di ognuno, no? Ognuno ha il suo corpo. In ognuno di questi corpi particolari esplode all'infinito un vortice di relazioni che non è né tolemaico né copernicano, è quello che è sulla base del perno che ruota. Per cui per identificarlo bisognerebbe dire, come succede se ti interrogano in questura, dove era, che giorno era, che ora era, che cosa ha detto, chi l'ha visto, chi c'era lì. Dobbiamo dare tutte queste coordinate per arrivare a capire che cosa significa
che non ci sono due terre, ma che c'è un corpo, e che non c'è un corpo, c'è una relazione infinita di corpi, e che questa relazione infinita di corpi ogni volta è al centro. Questa è di nuovo una cosa importantissima. Non si parte da 1 più 1 fa 2, si parte dal centro di esplosione che fa infinito. Io per me sono in un universo infinito di correlazioni, ma questo è contengo tutti voi, così come tutti voi mi contenete, ognuno per sé. E questa correlazione di mondi, correlazione di corpi grandi che si declinano continuamente nella centralità semovente, mobile, transitoria, contingente del corpo piccolo, di quello che ha cominciato nella culla col suo idioletto, eccetera, eccetera, e che è qui con tutta questa storia, e che è al centro di un vortice che non si chiuderà mai, se non quando finirà lui, diciamo così. E non è facile vedere questo, non è facile, soprattutto non è facile, non sono facili molte cose, capire cosa ne consegue, capire cosa ne consegue per il sapere, capire cosa ne consegue per il progetto. Quindi non c'è un unico accadere del sapere della terra in un umano. C'è in quanto in una relazione concostitutiva con tutti gli altri, ma nello stesso tempo ognuno sempre dal suo punto di vista e ognuno parte di qui. Questo è, come dire, a mio avviso, il fondo vero della epoca husserliana, quella che Heidegger gli rimproverava, no? Diceva, no, ma tu hai messo il soggetto, ma il soggetto è sempre in una relazione con l'oggetto, quindi non c'è un io trascendentale, no? Aveva le sue ragioni Heidegger, naturalmente, c'è una storicità dell'io che invece non si vede in quello di Husser, se non giusto nell'ultima opera della Crisis. Sì, ma quello che in fondo Heidegger non ha forse capito, dico forse per prudenza, è che Husser non stava facendo una teoria del soggetto cartesiano, anzi quella sappiamo tutti che l'ha rifiutata. Stava dicendo una cosa più semplice, più radicale e più, e qualche volta l'ha anche detta così tra le righe, no? O più che tra le righe, che non puoi prescindere da te, che non puoi saltare il fatto che sei qui con il tuo corpo, no? Con il tuo corpo duplice, Leib e Körper, no? Corpo vivente, corpo cosa che occupa spazio, che è contrastato dall'aria. Io sento il tavolo, non posso tirare sulle gambe, c'è il tavolo. E questo tavolo mi dà la sensazione del corpo vivente che ho. Ecco, questo non lo puoi saltare, non puoi filosofare saltando questa cosa qui, dicendo perché c'è la rivelazione dell'essere. Ma quale essere? Certo, Heidegger aveva tante ragioni, non siamo qui a risolverci questi problemi in quattro chiacchiere, ma diciamo l'unico vero accadere del sapere sulla Terra, del sapere della Terra, del sapere che dice che la Terra è copernicana e che lo dice, ma dice, lo dice un Tolemaico, questi vari saperi che si intrecciano, che sono ambigui, che sono semoventi, appunto, stanno sempre in un corpo qui, che è segnato proprio, io usavo questa espressione anni fa, è un corpo segnato da che cosa? E allora non lo sapevo. Dicevo che era segnato e buonanotte. No, è segnato dall'axis terre, è segnato perché è dentro questo circolo che torna del mattino, della sera, del giorno, della notte, della gioia, della felicità, della paura, del terrore, Hitler ha preso il potere. E io sono un ebreo. Ecco, è questa, diciamo, concentrazione, questa relazione sistemica con altri corpi a partire dal mio corpo, siamo nella prosecuzione dell'anno scorso, signori, chi era presente l'anno scorso? Il problema dell'anno scorso era l'ecosistema, era il problema appunto ecosistemico. L'ambiente, che cos'è l'ambiente?
Beh, l'ambiente, non c'è ambiente terreno se non per questo ritorno dentro il quale stanno iscritti tutti i corpi con le loro vicende, con le loro interrelazioni, per cui non c'è che prospettiva e non c'è che totalità. Capite? Dire così è sconcertante, no? Ma bisogna vedere tutto e due. Non c'è che prospettiva. Il mondo c'è perché c'è questa persona davanti a me, c'è questa persona, perché ci sono io, perché c'è lei. Però è la stessa cosa, no? È lo stesso mondo. In che senso è lo stesso mondo? Come questo stesso mondo? È chiaro che non è uno stesso mondo nel senso della oggettivazione, così come non c'è un mondo copernicano, perché il mondo copernicano è un sapere, ma è un sapere declinato nei corpi che lo hanno costruito, ben inteso, no? Dice bene Husserl, a partire certamente da una condizione tolemaica. Ma la condizione tolemaica ha già disatteso se stessa, perché non è una condizione tolemaica, guarda che bel sapere, ma è quella cosa che, essendo qui, non posso non tener conto che accada nel dire connessione tolemaica, che adesso è sera, che io ho l'età che ho, che oggi è sabato, eccetera, e che questa è la vita dell'umanità, come dice lui, no? La vita dell'umanità, il cammino dell'umanità. Per esempio, il copernicanesimo è una figura della verità in cammino nella esperienza tolemaica. È una verità in cammino della esperienza tolemaica. In quello che è il suo fondo oscuro, no? Precategoriale, diceva Husserl, no? Il tolemaico precategoriale. Ma intendiamoci, anche la condizione tolemaica ha un fondo oscuro che è quello di Tolomeo. Chissà cosa voleva dire essere Tolomeo, no? O fare il Tolomeo, no? Quindi appartenere ad un mondo, ad una cultura, ad una serie di conoscenze che chissà come risuonavano nel suo orecchio, chissà come, quali calcoli, molte cose le possiamo ricostruire mettendole sul conto della nostra complessità, ma certamente nessuno di noi può tornare in quel punto irripetibile che è il corpo proprio di Tolomeo, che dice queste cose, e questo è perduto per sempre ed è conservato per sempre. Perduto per sempre perché nessuno di noi potrà rivivere in quel corpo. Conservato per sempre perché anche lui era mattino, era sera, era giorno, era notte, era giovane, era vecchio. Era angosciato perché Hindenburg aveva vinto le elezioni, no, era morto. Hindenburg era morto. È così per ognuno, no? Allora noi possiamo dividere, diciamo così, due figure del sapere. E qui credo di avvicinarmi molto alle osservazioni dei miei due amici. La prima forma di sapere che emerge è il sapere del tutto nella declinazione transitoria della parte. Manca però un aggettivo che non ho detto e che va detto. Questo è il sapere impossibile del tutto nella declinazione transitoria della parte. Perché ogni transitorio sapere della parte, cioè di questo corpo, che poi cambia anche idea, no? Che prima è tolemaico, poi è copernicano, è questa declinazione che accade, è tutto, è il tutto che c'è. Il tutto non c'è che lì. Ma che lì, capite? Bisogna mordersi la lingua di continuo. Che lì dove? Forse che c'è una declinazione oggettiva universale, ci sono delle coordinate cartesiane, certo, le possiamo costruire. Benissimo, possiamo dire a Milano, in questa via, in questo numero, in questa casa, in questo luogo, ma sono tutte costruzioni. Perché in realtà questo mio essere qui è più rintracciabile in una vicenda storica, in una vicenda che si è mossa, che è in cammino, che ha ereditato delle continuità, ma le ha declinate ogni volta nella differenza del momento, della contingenza. Quindi sapere impossibile del tutto nella declinazione transitoria della parte. E poi... eh,
E allora qui si comincia a vedere qualche cosa di nuovo, forse. Sapere inesistente, non impossibile, inesistente del nulla e di nulla. Sapere senza oggetto. È certo, perché non c'è soltanto la relazione tutto parte, ma c'è la relazione tutto nulla. Ed è una relazione estremamente complicata. Ed è su questa relazione che balugina l'idea di un transnichilismo, o ultranichilismo, come volete dire, cioè un'altra visione del nulla, un'altra visione del niente. Tutto l'ente o niente, nessun ente. Il primo è un sapere impossibile, cioè nessuno può sapere il tutto se non della declinazione che ne fa la parte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il sapere del nulla, il sapere del non fondamento, non c'è fondamento. Oppure in altri termini, semplicissimi e universalissimi, il sapere della morte. Ora noi stiamo facendo l'esperienza che è dopo l'antica poesia, che è dopo la metafisica e la storia della filosofia, che è del tutto inesistente la parola relativa al nulla. Non c'è una parola adeguata per dire nulla, così come non c'è per dire tutto, perché è impossibile, è infinitamente complesso, è infinitamente ricco, è infinitamente da tutte le parti, è infinitamente anche qui. Il nulla no, il nulla è quello che proprio non c'è. È la negazione dell'esistente, è quel luogo nel quale la parte si differenzia dall'altra parte nel tutto. È proprio il luogo che ha inaugurato la filosofia occidentale, si potrebbe dire così. Quando Parmenide, il grande padre, no? Diceva: non ci possono essere due esseri, perché in mezzo ci sarebbe il non essere, ma il non essere non è. Ma se tu dici il non essere non è, già lo trascini dentro un sapere. Non è che sia o non sia, cioè non è in opposizione al tutto. Non è in opposizione al sapere impossibile. No. È veramente un sapere che non ha oggetto. È il sapere di un oggetto che non c'è. E questo è interessante, perché avevamo letto in Platone: la filosofia è un sapere senza oggetto. E forse non abbiamo meditato abbastanza su questa cosa di Platone, no? Che dice, ma che d'altra parte noi qui a Mecri abbiamo detto tante volte a modo nostro, dicendo che il transdisciplinare non è un oggetto. Il sapere transdisciplinare non è un sapere, perché non può dire il tutto, non è che è un sapere che dice tutto. Dice quello che sarebbe comune a tutte le discipline, in questo senso sarebbe il tutto. No, no. Abbiamo detto che per questa via non si va da nessuna parte. Il transdisciplinare l'abbiamo piuttosto declinato come un ethos, come un progetto, come una pratica. Quindi qualche cosa che si declina transitando nella parzialità dei suoi scopi, dei suoi usi, delle sue applicazioni. Ma il fondamento di questo sapere, il sapere della parte, delle applicazioni, eccetera, eccetera, è inesistente. Ed è di questa inesistenza che si tratta di far questione, no? Non adesso, nel cammino che faremo. Quindi abbiamo delle figure del sapere che trascolorano fra il troppo della vita e il niente del nulla, il niente della morte, diciamo noi nella nostra tradizione. Si potrebbe dire che
stiamo dicendo che la verità, la verità muta vivendo, muta trascolorando, muta facendo l'esperienza dell'impossibilità del tutto e della inesistenza della parte. Ma adesso questi sono, come dire, lanci in avanti sui quali bisognerà tornare, riflettere, vedere che cosa sto dicendo. Ma adesso vorrei invece riflettere in questi ultimi minuti su che cosa ho rappresentato qui. Che cosa ho fatto? Che cos'è questa cosa qua? Questo supporto di scrittura. Che cosa ho inteso rappresentare trascrivendo qui il saggio di Husserl, il presidente Hindenburg, il maggio del 34, il mio amico che ha tradotto questo saggio? Ma è evidente che sto attraverso un sistema di scrittura molto semplice, molto, molto comune, sto evocando tempi, luoghi, situazioni incomparabili. E questo è l'esempio, no? Immaginatevi un po' a Freiburg nel 34, in maggio. Immaginatevi un po' a New York nel 1940. E poi a Milano nel 1981. E poi ognuno di voi. E sono tutti luoghi incomparabili, luoghi del sapere, no? Della fantasia, dell'immaginazione, della scrittura, appunto, evocati da un sapere che ne ha costituito, diciamo così, la carne, l'oggetto. Ma sono due le cose, no? Sono due, vedete, sono sempre due, come Husserl, è questo che emerge. Come Husserl che parla del copernicanesimo e che nello stesso tempo sente la radio che dice c'è stata una manifestazione, ci sono stati morti e feriti. E qui è lo stesso, noi sentiamo queste date, sentiamo questo riferimento, ma ognuno lo sente nella parzialità, nella contingenza stratificata del suo corpo stratificato qui e ora. Se non vede questo, la lezione è fallita. Mi spiego? Se stavo zitto era meglio. Perché se è importante, se l'importanza è data a ciò che è stato detto in questa comunicazione e non a ciò che contemporaneamente è avvenuto, allora quello che ho detto non è arrivato. E naturalmente non è che io posso fare un altro discorso per farlo arrivare, sto tentando di farlo, ma non risolvo il cerchio naturalmente, no? Non risolvo il cerchio perché la cosa a cui mi appello è quel niente di fondamento che non è un sapere, che non ha un oggetto, che non è un oggetto, che non è nemmeno un progetto. Perché come voi mi avete detto molto giustamente, ogni progetto ha già scontato lo strumento, la sua politicità, la sua limitazione, la sua corporeità, no? E quindi è un progetto posto e presupposto, diciamo così, no? Posto e presupposto. E allora la vera domanda che viene fuori è chi parla qui, chi scrive qui il suo sapere. Evidentemente non puoi distoglierti dal fatto che chi parla qui è quello che aveva 5 mesi o ha preso poco fa, no, e non sei, e va bene, bene. Ma il medesimo è per ognuno di voi, che nel 34 non c'eravate nessuno, essendo tutti molto giovani. Però a un certo punto adesso ci siete, no? E quindi anche per voi il perno gira, l'axis mundi riporta il medesimo ma non l'eguale. E in questo riportare il medesimo ma non l'eguale abbiamo, come dire, messo in gioco una serie di presupposti posti astrattamente dal sapere, il sapere che qui cerco di scrivere. Ma il sapere di cosa? Potrei dire così, e sto di nuovo giocando con questi termini che stasera proponiamo, ma che siamo molto lontani dall'aver esaurito. Astrattamente posti dal sapere,
da un sapere nel quale si sconta la sovrabbondanza di ogni esserci, la sovrabbondanza di ogni corpo. Ogni corpo qui presente ha la sua sovrabbondanza perché è il centro di un vortice che contiene tutti i vortici e che è contenuto dai vortici. Insieme si scambia continuamente relazioni. L'uso della mia voce è fatto per questo, l'uso delle vostre orecchie è fatto per questo, per uno scambio costante, in una sovrabbondanza, perché quello che io dico viene dall'infinito passato, come sapeva Vico. Le voci, quelle di Antonio Antesani con le quali abbiamo cominciato, no? Il coro di voci lontane. Già, ognuno è un coro di voci lontane, però è anche un coro di voci presente nella sua sovrabbondanza, sovrabbondanza di ogni esserci e povertà estrema di ogni esserci. Povertà estrema perché caratterizzata, diciamo così, dalla insignificanza della sua immaginazione, della sua immaginazione che immagina contemporaneamente di esserci e di non esserci più. Perché attenzione, stiamo dicendo questo, che la sovrabbondanza, che non possiamo mai, impossibile del tutto da sapere, come dire, trasmette, conserva una continuità che però è metamorfica, che continuamente, diciamo così, si trasforma e che quindi per questo è insignificante. Quindi ha dentro di sé la non significazione, il non significabile o il non significabile più o il non significabile ancora, il non significabile ora, che sono le famose estasi temporali, no, di cui parlava Agostino. E cioè siamo di fronte di nuovo alla inesistenza del nulla. Non c'è esistenza se non attraverso l'incrocio enigmatico con la inesistenza, cioè con il nulla senza oggetto, sapere senza oggetto. Allora quel, come dire, quel sapere che dovrebbe cogliere questa sostanziale, fondamentale caratteristica dell'esserci, che è anche un divenire nell'esserci, questo sapere non c'è. È lui che è morto. È lui che non c'è più, non è più un sapere, non è più trasmissibile. Non si può più dire che sia né copernicano né tolemaico. Perché se noi chiediamo a Husserl, questo è il punto vero, no? Noi ci portiamo dietro la terra tolemaica. Bellissima immagine, bravo, ma commovente, no? È meraviglioso. Ma se adesso io dico cioè, chi risponde? Come faccio a dire che ci portiamo dietro la terra tolemaica, ovvero, visto che la terra tolemaica è una storia, è una vicenda, è un attraversamento di corpi, è un sapere universale della comunità umana, e sono tutti saperi che evocano il nulla, e cioè il senza oggetto, cioè il senza sapere. Ma attenzione, non il mistico come hanno accusato il povero Andrea, non il senza sapere perché c'è il mistico, no, il senza sapere del sapere. E questo è il punto delicato, il punto profondo. Di che cosa si... chi deve farsi carico di un sapere, di un non sapere del sapere, e quindi anche di un sapere del non sapere. Quindi si tratta di quel sapere, per esempio, che è posto in opera qui, nell'ultimo corpo grafista, che ha a che fare con questa cosa che io vi manderò, come sapete, dove il grafista, per usare un'espressione di Peirce, è sia chi scrive sia chi legge. Badate, tra chi scrive e chi legge può essere che la metamorfosi avvenga nello stesso corpo, no? Chi scrive anche legge. La differenza è chi la dice, chi scrive o chi legge.
E qui, capite, siamo arrivati al paradosso estremo, no? Che non c'è alcun dubbio che c'è una differenza tra chi scrive e chi legge, ma non c'è alcun dubbio che non c'è alcun sapere che la possa dire. Se non presupponendola, è ovvio, no? Se non presupponendo il fatto che io so come si fa quando si scrive, che io so come si fa quando si legge, non lo sapevo quando ero a Bologna, vabbè, adesso lo so. È andata via l'immagine. Dio. Un pochino di sapere ci vuole. Vabbè, tanto sono le 6:25. Aiuto, aiuto. Il professor Sini in quella presa. Il professor Sini è finito nel nulla. Esci? A un convegno c'era il professor Severino con noi. Ci fu la pausa, poi tornammo tutti per continuare. Severino non si vedeva. E allora uno disse, è caduto nel nihil absolutum. Perché lui continuava con il nihil absolutum. È caduto nel nihil absolutum. E niente, vabbè, si stanno scatenando nelle case dei soci. E andando, diranno la furia di rompere le, nulla. Egli sta. Ma cosa è successo secondo te? Si scaricasse. Semplicemente si è scaricata, esatto. La batteria. Bene, ci siete ancora? No, ci siamo suicidati tutti. Bene, siete ancora lì, cari? Sì, sì, Io ci sono. Ci siamo. Bravo. Sì, ci siamo. Abbiamo perso un paio di minuti di trasmissione. Va bene, adesso noi faremo ripetere a Sini i 2 minuti di trasmissione. È stato un incidente di percorso che spero non vi abbia traumatizzati. Quindi, se avete un attimo di pazienza, ora... Guardate, c'è sta voce che non vedo. Va bene, scusate. Allora, Carlo, ti pregherei di ripetere, dove hanno perso 2 minuti. Puoi forse tornare da il senza sapere del sapere, secondo me. Devi riprendere dalla se te la senti, se non ti spiace. E dove era? Due. Scusate, c'è un momento di ilarità perché Sini va in trance quando fa lezione, quindi non... Ora te lo... scusatemi, ma chi scrive e chi legge? No, guarda, lo sconosciuto, ecco, scusi, sconosciuto, anche qua, siccome non vedo il nome nel suo account, lei chi è? Chi scrive e chi legge? Che mi ricorda chi scrive e chi legge. Mi può dire scrivere il suo nome o dire? A sto punto andiamo... Ah, Gianluca Sacco! Lei sentirete la registrazione, certo, riprendiamo con calma, non c'è problema. Buonasera Gianluca. Chiudo. La differenza tra chi scrive e chi legge, nessuno la può dire. Là. Questa è l'ultima frase che hai pronunciato. Questa... Ma dove siamo? Allora è quella che dove siamo arrivati noi? Adesso. Sì. Dopo non ho detto più niente. Allora, niente. Mi rifiuto di dire alcun che. E sì, anche perché lui ha visto buio, ha smesso. Va bene. Va bene, continuiamo, scusatemi, c'è stato un piccolo incidente di percorso, ma veramente ci siamo fermati giusto su questa frase, questa parte di scherzo. Dai, si è allentata la tensione del nulla con un bel ente che ci è arrivato addosso. Niente, allora ripeto, la difficoltà di... Cioè, indubbiamente chi scrive anche si legge, questo dicevo, no? Questa banalità, chi scrive anche legge, sennò come fa a scrivere, come fa a leggere. È evidente che le operazioni sono differenti, ma non sono né scrittorie né orali, pare. Dove le metti? In quale sapere le iscrivi? C'è qualcosa di oscuro qui sotto, insomma, no? Perché funziona. Ma funziona come e perché?
nel rinvio di un sapere verso un altro sapere, di un lavoro verso un altro lavoro. Ecco, io qui ho semplicemente notato che c'è un continuum di una occasione contingente, c'è un continuum che sorregge. Quel continuum che questa volta noi abbiamo nominato, ho detto questa volta, no? Quindi può essere che la prossima volta dico, ma no, tutte scemenze. Può capitare, no? Il continuum l'abbiamo nominato come Axis Terre. E certo, se non fosse quest'ora, se non ci fosse questo mondo intorno a me, non potrei parlare, diciamo così, della contingenza del continuum e del continuum della contingenza. Però certamente la vera questione che sorge è sempre quella, chi parla qui in nome di quale sapere, per dire che cosa e a che fine, a quale uso destinato. Io qui mi limiterei a concludere con questa frase più semplice, più banale. L'axis terre, il perno semovente, con i suoi tre gradi del ritorno, che abbiamo detto non li puoi staccare, non puoi dire che giorno senza dire in che regione, non puoi dire per chi, non puoi dire di questo chi quanti anni c'ha e così via, no? Ecco, queste tre componenti, giorno per giorno, ora per ora, mutano. È la grande scoperta del divenire filosofico, no? Non c'è istante in cui non ci sia questo divenire mutevole. Ma si fa presto, qui aveva ragione, aveva le sue ragioni Severino, che ricordavamo dopo, nell'osservare che questo è un problema, non è una soluzione, no? In questo divenire. Divenire a partire da dove? Divenire attraverso dove? Divenire andando verso dove? E chi lo dice questo a partire da, tra, verso? È chiaro che è una descrizione soddisfacente per il senso comune, già dire ora dopo ora, giorno dopo giorno fa molta efficacia, no? Ma in realtà di che sapere stiamo fruendo nel dire questo? Perché è vero, le idee, i pensieri si trasmettono, si reincarnano a lungo, sono segni disponibili. Le opere di Platone sono un segno disponibile grandioso che è durato 2500 anni e quindi vanno incontro a un destino metamorfico e continua trasformazione. Ma la continua trasformazione accade in quegli interstizi di vita vivente, appunto, la vita che Husserl chiama tolemaica, in quegli interstizi di vita vivente che è niente, che è l'inesistente, che è il nulla che non si può dire e che però abita evidentemente ogni dire, perché ogni dire è insistente, non contingente, è in transito e quindi in un tramezzo, in un frammezzo, diceva Heidegger. Ecco, il grande problema è che cosa è o che cosa me ne faccio, perché queste sono le due opzioni che sono emerse anche dagli interventi di Cambria e di Andrea Faravicini. Si tratta di stabilire che cosa è o si tratta di stabilire che cosa ne farò? Ma come stabilisci che cosa ne farò? Sulla base di un sapere, sulla base di una tradizione, sulla base di un'opzione? Clorinda diceva di una scommessa. Certo. E questa è una notazione che di William James, in parte di William James, ma interessante, perché noi siamo andati avanti così da sempre, scommettiamo che riusciamo ad andare al di là del fiume? Beh, proviamoci, perché di là si sta meglio, qua ci sono le belve, è andata così. Ma che cosa, come è andata così? Che sapere era quello che li muoveva e che sapere è il nostro che li ricostruiamo nella memoria, in questo giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io mi fermerei qui e siccome non scappiamo, io non scappo. Anche perché sennò rischio di andare nell'inesistente pure semplice. Se qualcheduno ha da dire qualche cosa, la dica. L'abbiamo, no? Clorinda, possiamo, no, concederci qualche... Sì, sia con i presenti, sia con chi è a casa. Sia con chi è a casa. È ancora esistente. Siamo nel mezzo del cammino, non... è il secondo seminario, ce ne sono altri sei, sarà sempre peggio, insomma.
se ci sono interventi da casa, siamo qui, basta attivare la propria, il proprio microfono, però anche qualche istante per riflettere, perché le risposte, le domande non arrivano come sul Flipper, insomma, quindi ci vuole un tempo. Intanto interrompo la registrazione.